Voi ben sapete, era quello che riguarda la vicenda di Eluana. Il Consiglio dei Ministri, alla unanimità, ha adottato il seguente decreto legge. È un decreto legge che si è ispirato al lavoro di molti costituzionalisti e in particolare, per ultimo, siamo stati raggiunti dall'intervento del Presidente Emerito della Corte Costituzionale, il Professor Onida. L'articolo nel decreto dice: in attesa dell'approvazione di una completa ed organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi. Secondo articolo dice, naturalmente, il presente decreto entra in vigore, eccetera. Qual è stata la discussione dei ministri? Intanto devo dire che sono stato orgoglioso, onorato di assistere ad una discussione di così alto livello morale e di cultura giuridica e costituzionale. Sono intervenuti praticamente tutti i ministri e tutti hanno espresso una loro posizione motivata, con radici in sapienza giuridica, e tutte le posizioni sostenute da moralità. Vi dico la mia posizione, quella che ho espresso al finale di tutti gli interventi. Sul fronte della mia personale coscienza, io, se non avessimo prodotto ogni sforzo nelle nostre possibilità per evitare la morte di una persona che è in pericolo di vita e che non è in morte cerebrale, ma è una persona che respira in modo autonomo, una persona viva, le cui cellule cerebrali sono vive e mandano anche segnali elettrici, una persona che potrebbe anche in ipotesi generare un figlio, in uno stato vegetativo che potrebbe variare, come diverse volte si è visto. Io, per esempio, ho letto alcune parti di un libro intitolato Con gli occhi sbarrati di Salvatore Crisafulli, che muoveva gli occhi perché capiva tutto ciò che avveniva intorno a lui, e questo movimento degli occhi veniva ritenuto dai medici che discutevano appunto sulla sua sopravvivenza, veniva ritenuto soltanto un riflesso nervoso. Consiglio la lettura di questo libro a chi avesse dubbi al riguardo. Quindi io, dal mio punto personale, rispondendo alla mia coscienza, mi sentirei responsabile di una omissione di soccorso nei confronti di una persona in pericolo di vita. In questo caso poi sussistono certamente i presupposti di necessità e di urgenza di un intervento del governo, perché questa mattina è già stata iniziata la non fornitura di cibo e di acqua alla persona. La considerazione, la valutazione della necessità ed urgenza di un provvedimento è affidata dall'articolo 77 della Costituzione alla responsabilità del governo. Cita il secondo comma dell'articolo 77, secondo comma dice: quando in casi straordinari di necessità ed urgenza il governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, eccetera, eccetera. Abbiamo e riteniamo che sia assolutamente questo caso un caso in cui esistono assoluti motivi di necessità ed urgenza. Chi ha, secondo la nostra Costituzione, da giudicare la realtà di queste condizioni di necessità ed urgenza? Il Parlamento, che come primo voto, quando il decreto legge gli è pervenuto, lo sottopone all'esame della prima commissione, la commissione costituzionale, che discute e verifica e vota
se questi requisiti ci sono o meno. Il Parlamento, di fronte a un decreto legge, la cosiddetta decretazione di urgenza, che anche da più parti veniamo accusati di utilizzare troppo, ed è invece lo strumento unico, vero, di governo che dentro il nostro ordinamento costituzionale noi abbiamo, di fronte a un decreto legge il Parlamento non ha una settimana di tempo, come si supporrebbe a leggere queste critiche al nostro governo, ma ben 60 giorni di tempo per discutere, per cambiare. Il governo può cambiare il decreto, il governo può bocciare il decreto, il Parlamento può bocciare il decreto, il governo non lo può reiterare, cosa che invece era successa per decenni e decenni nella storia della Repubblica, che veniva governata attraverso decreti legge che si reiteravano completamente alla scadenza dei 60 giorni. Oggi noi siamo molto limitati, a volte dobbiamo usare il voto di fiducia, che non è una diminuzione della sovranità del Parlamento, ma è al contrario l'offerta da parte del governo al Parlamento di verificare se questo governo ancora ha la maggioranza in Parlamento, ancora è ritenuto un governo responsabile, degno della fiducia del Parlamento. Quindi andiamo avanti su quello che è stato lo svolgimento del mio intervento di fronte ai miei ministri. Abbiamo avuto dal Capo dello Stato questa mattina in corso di Consiglio una lettera, il cui testo credo potrà anche essere reso pubblico, e con questa lettera praticamente si introduceva una innovazione, quella cioè che il Capo dello Stato, in corso d'opera di un Consiglio dei Ministri, può intervenire anticipando la decisione del Consiglio dei Ministri circa la sussistenza per un qualsiasi provvedimento dei requisiti di necessità ed urgenza. Abbiamo quindi deciso all'unanimità di varare questo decreto legge e di affermare con forza che il giudizio sulla necessità e sull'urgenza è assegnato dalla Costituzione alla responsabilità del governo. Se il Capo dello Stato, caricandosi di questa responsabilità nei confronti di una vita, dovesse decidere e perseverasse nella sua decisione di non firmare la presentazione al Parlamento di questo decreto legge, noi inviteremo immediatamente il Parlamento a riunirsi ad horas e ad approvare in pochissimo tempo, 2 o 3 giorni, una legge che anticipasse quella legge che è già nell'itinerario legislativo, e cioè la legge che contiene questa norma. Se questo non fosse, la cittadina eluana sarebbe l'unica vittima di una situazione che non si ripeterebbe più, perché dopo l'approvazione di quella legge tutti i cittadini italiani avrebbero la certezza di non poter vedere essere a loro sottratti, ove cadessero in condizioni di vita vegetativa, la possibilità di fornitura non di cure ma degli elementi base della vita, che sono l'acqua e il cibo. Credo di interpretare, anche per quanto riguarda il caso personale, il sentimento della maggioranza degli italiani, ma soprattutto, ripeto, come padre non mi sentirei mai di adottare una decisione che potrebbe anche portare a sofferenze della cui esistenza e della tua gravità noi non potremmo avere assolutamente notizia, sedazione o non sedazione, e poi vai a vedere qual è il grado di sedazione. Molti, pensando alle difficoltà di un padre, di una famiglia che per 17 anni è in questa situazione, pensano che sia stato, perché questo è venuto fuori da un'indagine veloce che abbiamo effettuato attraverso un istituto di ricerca, molti pensano che il padre non potesse più sopportare una situazione di 17 anni, perché c'è la disinformazione che sia proprio questo padre e la sua famiglia a dover provvedere a questa figlia. No, il padre non ha avuto nessuna
gravame in questo senso, perché sono state delle generose suore che hanno provveduto e che vogliono continuare a provvedere a Eluana, a cui sono ormai legate da un sentimento.